pronto, Giulia. Oggi non vengo al compito di astronomia. Ieri non sono riuscita a studiare niente. Goffredo mi ha lasciata. Non lo so perché, ma mi ha lasciata. Baby, non ti devi preoccupare se non hai avuto il tempo di studiare. Hai il compito in classe di astronomia, però con il cuore tu vorresti andare via. Oh baby, davvero, non farne un mistero. Ti sei innamorata e ti sei dimenticata di studiare le leggi di Keplero. Keplero. Tranquilla baby, ci pensiamo noi a te. La prima legge dice che è proprio piccola come te, baby. Yeah, la seconda legge afferma che il raggio vettore dal centro del sole al pianeta orbitante, muovendosi spazi in tempi uguali, regioni diverse, ma di aria costante. Assicurata, non ti fermare, anche la terza va studiata. La terza va studiata. La terza legge dice che si prendono i quadrati dei periodi che i pianeti stanno in orbita. E c'è una legge che legati al quadrato con il semiasse al cubo il maggiore. Dai supplenti italiani. E poi diciamocelo, Goffredo, che nome di...